In questo breve video un frammento del podcast Contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo La 42 sociologia su è una scienza YouTube. empirica, per cui non è possibile essere puri teorici. So, i grandi sociologi, penso a Max Weber, aveva un L'ozio istituto di creativo, ricerca capito? che per un lavoratore, insomma, metalmeccanico, la catena di montaggio rappresenta una cosa completamente estranea dal suo lavoro, per un intellettuale è tutt'uno. C'è stato un grande scrittore che ha detto, Joseph Conrad, come faccio a spiegare a mia moglie che quando io guardo dalla finestra Siamo sto prima alle lavorando del 18. Festival di Ravello? Beh, un festival è veramente un'organizzazione straordinaria perché, a differenza dell'organizzazione culturale, industriale, in cui la fabbrica è tutto, l'organizzazione della fabbrica è tutta prevista nei minimi dettagli, ci sono scostamenti minimi, si deve intervenire solo nei casi eccezionali in cui qualcosa non funziona, ma in linea di massima funziona tutto, deve funzionare, è previsto che funzioni. Ecco, nel caso per esempio di un evento L'uomo è più culturale, biologia o cultura? Quale relazione tra sollecitazioni olfattive e decisioni morali, per esempio, tra fattori genetici di io mi sono permeabilità occupata per molto all'ambiente? tempo dell'organizzazione Centro del sistema di interazioni motorio con altri ambiti. Allora, voi conoscete tutti sicuramente la scoperta dei neuroni specchio che è stata fatta dai colleghi Parmensi, e quello che quella scoperta lì suggerisce è che le nostre esperienze percettive, le nostre esperienze anche fino a un certo punto, anche diciamo di cognizione superiore, quindi non solo percezione e sensazione, ma addirittura anche linguaggio, memoria, abbiano uno stretto legame con l'esperienza che abbiamo fatto sensoriale, l'esperienza che abbiamo fatto motoria di qualcosa. Lei mi ha chiesto che, se è possibile, potenziare potenziare negli ultimi le varie anni. funzioni. Si è cercato, cioè si è osservato una richiesta di potenziamento da parte di persone che erano già, diciamo, erano in condizioni normali. Quindi non è più il fatto di recuperare delle funzioni che sono state perdute, delle abilità che sono state perdute oppure che sono rimaste per un periodo più o meno lungo deficitarie, ma invece si tratta di portare al massimo delle funzioni che sono però già normali. E questo apre un problema, se Esplosione volete, tecnologica etico, che solo una perché piccolissima percentuale di individui riesce a padroneggiare realmente da un lato e reddito di cittadinanza dall'altro, scindono completamente l'unione tra necessità e creatività. Come farà l'uomo del futuro a essere di nuovo felice? E qual è la sua idea beh, di lei dice di lusso? nuovo felice come se ci fosse stata un'epoca sicura in cui si è stati felici. Io, non, se me la Non indica, credo. che questo sia il migliore dei È mondi andata esistiti molto fino ad bene. oggi. Perché se non altro pensiamo alla durata della vita. I nostri trisavoli morivano in media a 50 anni, noi moriamo ormai a 86 anni le donne, Ho 82 un anni i amico maschi. filosofo Che mi dice che non è detto che vivere più a lungo sia una cosa migliore, ma io credo che se lo chiediamo a un moribondo, non ha dubbi, naturalmente. È lo stesso amico che mi dice che gli sarebbe piaciuto vivere nell'epoca di Lorenzo il Magnifico, nella Firenze rinascimentale, ma perché immagino che lui crede che sarebbe stato Lorenzo il Magnifico. c'erano poi Dall'altra, tutti gli altri che però, non c'è da dire che mentre in passato i conflitti sociali, che sono uno dei campi di studio dei sociologi, erano conflitti molto più chiari, in cui le parti in conflitto avevano delle bandiere diverse, delle divise diverse, facevano di tutto perché si capisse chi stava da che parte e chi stava dall'altra. Oggi invece la situazione è molto diversa. Oggi il dominio è un dominio molto molto più occulto, soprattutto dopo il trionfo
planetaria praticamente del neoliberismo dopo gli anni 70. Ci poteva essere buono 80, da mangiare, ma anche da pensare, diceva Levi-Strauss. Con uso e abuso di tecnologie e di farmaci, come farà l'uomo del futuro ad essere rispetto consapevole a, diciamo, ai nostri predecessori, ai nostri antenati? Noi abbiamo la nostra conoscenza alimentare basata certo sull'esperienza di aver gustato, assaggiato, mangiato vari alimenti, ma soprattutto è molto sensibile alla visione. È un'esperienza che è prevalentemente interessante vedere visiva, come quindi anche un ambito di ricerca così pesantemente ancorato nel nostro corpo in realtà sia modificabile e subisca l'influenza di fattori esterni, sociali e culturali. Che hanno elaborato paradigmi nuovi di architettura e che erano estremamente propensi alla sperimentazione. Nel campo mio, la sperimentazione di un modo diverso di progettare. Il bilancio Matteotti è stato progettato tutto parlando con i futuri destinatari, io parlavo con i futuri destinatari e accanto a me l'architetto, diciamo che un migliore lavora, chi non lavora, un poeta lavora, un musicista lavora, un professore lavora, mentre dovremmo usare parole completamente diverse perché purtroppo il lavoro del facchino o del minatore è un lavoro terribile, gravoso, mentre il nostro appunto sconfina con il gioco e sconfia con... Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.